Buongiorno a tutti, è un piacere poter intervistare questa mattina un mio caro amico che vive ad Hong Kong da 10 anni, Francesco Vitali. Nei giorni scorsi Francesco ha fatto un video che è diventato virale in tutta Italia, oltre 4 milioni di visualizzazioni con alcuni consigli semplici contro il Covid-19. Allora volevo chiedere a Francesco la possibilità di ripescare alcuni dei suoi consigli e metterli a disposizione dell'Italia in questo momento particolarmente difficile. Allora, Francesco, dimmi quali sono state e quali sono ancora oggi le cautele igienico-sanitarie che ad Hong Kong e in Asia state utilizzando per sconfiggere il Covid-19? Beh, sono state prese tutta una serie di misure precauzionali, principalmente l'utilizzo della mascherina, che deve essere utilizzata non solo dai soggetti sintomatici, ma anche da quelli asintomatici. Questa permette di limitare la diffusione del contagio ed è molto importante che venga indossata da tutti, perché non solo quelli che non hanno sintomi o hanno sintomi possono, cioè serve anche per proteggere chi non ha nulla. Poi è importante igienizzarsi continuamente le mani, quindi con del gel igienizzante o quantomeno con alcol, perché almeno, cioè anche se uno si tocca la mascherina per aggiustarsela, non rischia di infettarsi. E poi possono essere prese tutta una serie, sono state prese tutta una serie di altre misure precauzionali per cercare di limitare la diffusione del contagio toccando delle superfici infettate. Quindi io per esempio qui ho un pad con l'alcol per cercare di pulire ad esempio il cellulare spesso, ma anche i guanti, anche gli occhiali possono essere utilizzati. In questo momento in Italia stiamo parlando anche non solo di misure di prevenzione, ma anche di comportamento. Allora, Francesco, ci puoi raccontare brevemente quali sono le buone norme di comportamento che avete utilizzato ad Hong Kong in queste settimane? Beh, allora, intanto le prime settimane dallo scoppio vero e proprio del contagio si è lavorato da casa principalmente. Quando poi siamo tornati in ufficio, e ancora tuttora, ovviamente ci sono tutta quella serie di misure che sono state prese, quindi c'è il rilevamento della temperatura, gel igienizzante in ogni piano, poi anche gli ascensori li continuano a igienizzare ogni ora. E poi, dato che noi lavoriamo spesso in open space, in tutte le aree comuni, in ufficio, si utilizza sempre la mascherina. E a ogni piano poi abbiamo sempre appunto qualcuno che ci supporta igienizzando le mani, anche i bagni sono frequentemente puliti, perché comunque il contagio si può trasmettere tutte le volte che c'è una superficie con cui anche gli altri possono venire a contatto. Le misure di precauzione che abbiamo preso sul posto di lavoro noi, ma come anche tutti gli altri uffici qui a Hong Kong, sono molto importanti. Un altro argomento di cui si dibatte è il comportamento da adottare all'interno dell'ambito di lavoro. Allora, Francesco, com'è che vi siete comportati ad Hong Kong all'interno degli uffici per affrontare il problema Covid-19? Principalmente, ovviamente, come dicevo, la mascherina è importante che ce l'abbiano tutti, ma poi ovviamente i contatti umani che già in Asia non sono frequenti come da noi, si cerca di limitarli sempre di più, quindi strette di mano, abbracci, baci, in questo periodo qui si riducono sempre di più. E poi ovviamente quando si va in luoghi affollati e pubblici si cerca assolutamente di stare il più distante dagli altri, cercare magari di quando si parla di mettersi comunque la mascherina, e anche in ascensore si cerca di limitare quanto più l'utilizzo del cellulare per parlare, e insomma tutte precauzioni che servono per limitare quanto più possibile quello che è la diffusione del contagio, però nei limiti del buon senso di ognuno. Bene, un altro tema e un altro argomento di cui dibattiamo molto in Italia è come comportarsi per strada e come comportarsi o al bar o al ristorante quando inevitabilmente qualcuno incontriamo. Com'è che ad Hong Kong è stato affrontato questo genere di situazioni? Beh, allora, come detto, in strada, che poi le persone hanno iniziato, diciamo, a uscire in maggior numero solo negli ultimi 10 giorni, anche lì, diciamo, tutti utilizzano la mascherina e anche i contatti umani, come dicevo, sono limitati. Quando poi in pausa pranzo si deve andare al ristorante, ecco qui la novità è rappresentata dal fatto che prima di entrare al ristorante di solito ti misurano la temperatura in quasi tutti i ristoranti. C'è in tutti i ristoranti un gel igienizzante che o viene dato dal cameriere o viene comunque fornito ai clienti, e ovviamente tutto quello che ti portano è pulito, quantomeno cercano di darlo facendo vedere che è pulito, e poi tutti i camerieri e chi lavora nel ristorante, tutti hanno rigorosamente la mascherina, e in molti ristoranti addirittura hanno anche i guanti.
Allora, veniamo Francesco all'ultima ma non meno importante domanda che ho da farti. Quanto è stato importante l'utilizzo dello smart working per combattere e contenere il Covid-19 all'interno della città di Hong Kong? Beh, lo smart working è fondamentale. Siamo nel 2020 e potrei parlare per ore di come si dovrebbe lavorare, come si potrà lavorare da oggi in futuro. Ma limitandomi all'argomento di oggi, posso dire che lo smart working diventa fondamentale per la maggior parte dei lavori che si possono anche fare da casa tramite un computer. L'importante, come detto, è quello di limitare al massimo le uscite, quindi è importante stare a casa e lavorare da casa. Ci sono, come abbiamo noi, i responsabili dei team, dei progetti o comunque in generale che delegano il lavoro facendo telefonate e utilizzando il computer, le email, tutti gli strumenti che la tecnologia di oggi ci fornisce. Quindi in realtà oggi come oggi abbiamo molti più strumenti per poter gestire queste situazioni da casa. Ci sono poi alcuni lavori per cui non si può assolutamente lavorare da casa, ma bisogna per forza recarsi nel luogo di lavoro. In questi casi, che devono però essere molto molto pochi rispetto alla moltitudine, è importante che si utilizzino tutte le precauzioni. Ovviamente lavorare da casa, soprattutto per chi non è abituato, può portare a delle inefficienze, però è sempre meglio avere qualche inefficienza per un periodo limitato di tempo che rischiare di avere poi una diffusione del contagio che porterebbe a inefficienze molto maggiori.